Oggi la cronaca nera è in grado di suscitare un interesse quasi morboso nelle persone. Ma qual è stato il primo delitto italiano a sconvolgere la nazione? È il caso di... Vilma Montesi, nata il 3 febbraio 1932 a Roma. Fin da piccola, Vilma sogna di fare cinema. E molto presto si accorge che l'educazione cattolica ricevuta in famiglia le sta stretta. Nel 1953 Vilma è ormai una donna che manifesta la propria ribellione. Esce da sola, cura il proprio look, fuma e decide la propria vita autonomamente, fino alla sera del 9 aprile. Quel giorno Vilma esce per una passeggiata in solitaria alle 17.30, ma non torna più a casa. La mattina di due giorni dopo, il cadavere di Vilma giace sulla spiaggia di Torvaianica. L'autopsia inizialmente non rivela tracce di alcol o di stupefacenti, né segni di violenza, per cui il caso viene chiuso con l'ipotesi che la ragazza sia svenuta durante un pediluvio in riva al mare e che sia quindi annegata. La stampa però non è convinta di questa conclusione affrettata. Quotidiane e testate scandalistiche iniziano a fare allusioni e a formulare complotti. Si ipotizza l'omicidio, insabbiato per proteggere politici coinvolti. Ipotesi che viene smentita subito. Poi esce un articolo in cui si dice che Vilma sia stata abbandonata in spiaggia in stato di incoscienza dopo aver preso parte a un'orgia insieme a VIP e nobili. Anche stavolta la fonte ritratta, ma ormai sono spuntati dei nomi, tra cui Ugo Montagna, ricco marchese, emblema della dolce vita, quello stile di vita lussurioso condotto dalla borghesia romana. A parlare del suo coinvolgimento amoroso con Vilma è Marianna Moneta Caglio, ex del marchese, che conferma la teoria dell'orgia dichiarandosi testimone. Il caso Montesi viene quindi riaperto. Lo scandalo travolge l'intera nazione, non solo agitando l'opinione pubblica, ma addirittura provocando una crisi di governo, dato che ormai è chiaro il coinvolgimento di esponenti politici in questa storia. A processo, infine, ci vanno tre persone: il marchese, un ministro, indicato come complice sempre dalla stessa testimone, e il questore di Roma, che ha cercato di proteggerli fin dall'inizio. Purtroppo la storia non ha un lieto fine, perché nel 57 i tre indiziati vengono assolti e il caso rimane irrisolto. Forse il vero delitto è stato speculare sull'assassinio di una ragazza e permettere che fosse giudicata impunemente, senza mai però renderle veramente giustizia.